sveglia per il bacio del principe, ma si sveglia per essersi tolta il pezzo di nero avvelenato in bocca. Veramente risorge, era morta e risorge. Però questa è una fiaba stupida che non conta nulla e che noi adulti, ovviamente, noi persone molto colte e di un certo livello non dobbiamo neanche badare, ok? E adesso vediamo perché. Mentre quelle altre qui ci raccontano delle cose, non è detto che si sia veramente risolto. Ora qui abbiamo sempre le famose cade d'oro di cui ho iniziato la conferenza. Questo è Anger, che racconta come, come vedete, erano tutti liberi di esprimere anche la propria sessualità senza lei. In questo libro quindi vi faccio un lungo ma breve excursus, come vi ho fatto oggi, delle narrazioni del mondo, invitandovi ad essere critici su qualsiasi narrazione, comprese quelle sacre, comprese quelle dei telegiornali, comprese quelle dei giornali, comprese quelle dei politici. State attenti perché molte narrazioni sono solo manipolatorie e tendono a cosa? A togliere libertà e felicità. Ora, dobbiamo essere ben consapevoli delle narrazioni perché attraverso questo mezzo ci viene narrato il mondo e liberarci da questo e scegliere proprio in modo autonomo e consapevole le storie che piacciono a noi. Grazie. E quindi oltre ovviamente mi auguro anche a leggere i libri
artisti, musicisti, artisti, pittori, scultori, scrittori, cioè tutti quelli che hanno qualcosa di bello da dire. Grazie ancora.